Buongiorno, bentrovati. Lunedì 18 marzo 2019, primo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa per la lettura dei quotidiani oggi in edicola. Apriamo come sempre con le prime pagine dei giornali abruzzesi. Il centro, l'edizione di Pescara, parte la ricerca del nuovo sindaco. Scegli il tuo sindaco, si comincia attraverso il quotidiano Il Centro, i tagliandi distribuiti dal giornale. Sarà possibile, lo potranno fare i cittadini pescaresi, scegliere candidato primo cittadino. Vedete poi a centro pagina Pescara il caso, la provincia vuole vendere la caserma dei vigili del fuoco, la sede del comando provinciale di Viale Pindaro. Vediamo altre notizie: all'Aquila precipita da un sentiero e muore, un testimone ha visto l'uomo cadere giù, potrebbe essere del posto, sono ancora in corso accertamenti. Torniamo a Pescara, da oggi nuovi lavori Viale Regina Elena, cantiere per 4 mesi, parliamo di una delle vie principali del capoluogo adriatico. Ancora Pescara, strada parco, scontro sul costo degli autobus. Vediamo poi in alto, nella parte alta della pagina, qualche altro titolo che riguarda la politica e poi la sanità. L'assemblea del PD, Zingaretti eletto ufficialmente segretario del Partito Democratico, adesso un partito nuovo, ha detto il neo segretario del PD. E poi malattie rare in Abruzzo, 815 nuovi casi in 2 anni. Vediamo poi in basso lo sport, il Pescara, corsa alla Serie A, Bellini arma in più, la punta ha perso 6 kg e si candida per un ruolo da protagonista. Poi vediamo la Serie A, Juventus al primo stop, formazione bianconera battuta dal Genova, il derby di Milano e dell'Inter. Poi Formula 1, primo gran premio della stagione, Bottas vince in Australia, le Ferrari partono male. Vediamo la prossima pagina del centro, che è quella di Chieti Lanciano Vasto, studente riammesso ma con riserva, università numero chiuso bocciato dal TAR, sia il trasferimento senza test d'ingresso. Lo sport, centro pagina, riscatto del Chieti, cala il poker, batte il San Buceto e guarda alla Serie D. Ancora Chieti, cambiando argomento, rompe una costola al padre condannato. E poi Vasto, tribunale, astensione dalle udienze e sit-in per la difesa proprio del presidio vastese. Lanciano, gli svedesi interessati a Palazzo Berenga. Vediamo poi a proposito di Lanciano il record della formazione frentana. Lanciano spietato e senza rivali, vede l'eccellenza e record di gol. Andiamo avanti, la prima pagina di Teramo del centro, 6 milioni per riaprire il municipio, siamo a Teramo, via il progetto per i lavori di adeguamento sismico dello storico palazzo. Il Teramo Calcio continua a deludere in casa, al Bonolis ancora una sconfitta ieri con la Vecomp Verona, e Teramo che torna a vedere le streghe in classifica, tra l'altro alla vigilia di 2 gare esterne consecutive. Siamo a Giulianova, caso dell'utero in affitto, genitori del bimbo, comune ostile. E poi Tortoreto, Tari e Vasa, arrivano 2000 solleciti. E poi ancora Teramo, rissa davanti al pub, ferito un 19enne. Torniamo allo sport, al calcio, per parlare di Serie D. Giulianova finisce KO nel finale a Iesi, pari nel derby tra Pineto e Notaresco. Come ogni lunedì nella seconda parte parleremo soprattutto di sport, andando a vedere tutti i servizi delle gare giocate ieri dalle Abruzzo in Serie C e in Serie D. Siamo alla pagina di L'Aquila, Avezzano Sulmona, sempre del centro, precipita dalle rocce e muore, la tragedia paganica, un testimone ha visto il 44enne cadere giù, oggi verrà effettuata l'autopsia. L'Aquila spinge il Celano a meno 12 dalla vetta, formazione rosso-blu ormai ad un passo dalla promozione. 70 assunzioni al call center Moxie all'Aquila, e poi Sulmona, ladri messi in fuga da un imprenditore. Ad Avezzano sfuma la vendita del villino Cimarosa.
Per quanto riguarda l'Avezzano, per lo sport, brutte notizie per la formazione biancoverde, battuta a Forlì per 3-2, ora la salvezza è più lontana. Andiamo avanti per vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero oggi in edicola. L'Aquila, prove di accordo, crisi in comune dopo le dimissioni del sindaco Biondi, oggi il vertice di maggioranza. Mediazione del coordinatore di Fratelli d'Italia, Etel Sigismondi, partiti ancora su posizioni diverse. Avevamo ascoltato proprio sabato scorso, avevamo portato ai nostri microfoni il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Etel Sigismondi, che aveva proprio anticipato che da oggi sarebbero partiti degli incontri per cercare di risolvere anche velocemente la crisi al comune dell'Aquila. Vediamo altre notizie, il fenomeno, una casa all'asta ogni 50 famiglie, ancora crisi, e poi Pescara, la corsa a sindaco, elezioni, Antonelli verso il divorzio da Forza Italia, Antonelli che di Forza Italia è il capogruppo in consiglio comunale a Pescara. Serie A, buona la prima per l'arbitro aquilano Dionisi a Marassi, c'è stato l'esordio del fischietto aquilano nella massima serie e questo è un successo per tutta la classe arbitrale della nostra regione. Ancora calcio, Serie C, il Teramo perde con la Vecomp Verone, adesso si complica la vita, e poi Serie B, Pescara torna a due punte per inseguire la Serie A. Vediamo altre notizie nella parte centrale della pagina. Vasto, maxi discarica, la protesta sotto la regione, e poi la tragedia, precipita dalla rupe della chiesa, morto, misterioso incidente alla Madonna da Pari a Paganica, l'uomo è morto sul colpo. E poi Teramo, ronde cittadine contro la malavita. Lasciamo i quotidiani abruzzesi, andiamo a vedere invece i titoli dei quotidiani nazionali. Iniziamo come sempre, partiamo dal Corriere della Sera, flat tax, Salvini alza la sfida, il leader leghista ora va estesa alle famiglie, Di Maio no a promesse alla Berlusconi. E vedete poi l'inchiesta sulla morte della modella Fadilli, il nuovo test, corpo radioattivo. La modella morta in circostanze davvero misteriose, si continua ad indagare. Vediamo poi a centro pagina il quotidiano milanese, che ovviamente dedica grande spazio al derby della Madonnina. L'Inter risorge nel derby, sorpasso champion, batte 3-2 il Milan in una gara dalle mille emozioni. Repubblica, due leggi per le donne, il ministro Bonafede, violenza e stalking, pene più alte, il convegno leghista di Verona, indietro di qualche secolo. E poi vedete anche su Repubblica, Iman Fadil, la pista marocchina, 25 medici per cercare di salvarla, la procura ha vietato anche i parenti avvicinarsi al suo corpo. Vedete poi di spalla le prime scelte del PD di Zingaretti, Gentiloni e Salvini. Dice, ha detto Gentiloni, il nostro avversario. E poi vedete anche Repubblica dedica ampio spazio al derby di Milano, Inter che derby anche senza Icardi, sconfitto il Milan, i bu dei tifosi interisti al giocatore, al centrocampista del Milan, che sì. Il Fatto Quotidiano, Iman, così il siriano mi offriva soldi per ritrattare le accuse a Berlusconi, questo è il titolo del Fatto Quotidiano, il racconto della Fadil morta, forse avvelenata, prima di deporre al Ruby Ter, questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Vediamo poi in basso due storie, la prima PD, Forza Italia e Lega, i maxi buchi dei partiti, e poi storia 2, il documentario. Pardon, sugli abusi, orchi in tonaca, le suore stuprate dai sacerdoti. Questo il secondo documentario che troverete questa mattina all'interno del Fatto Quotidiano. Siamo al Messaggero Nazionale, crescita e flat tax, nuovo scontro. Conte, Presidente del Consiglio, frena le misure urgenti di Tria per il rilancio del PIL, mercoledì solo lo sblocca appalti. Vedete poi di spalla, accordo ad Atlanta, l'Italia arriva il sì di Delta, entra con il 10%. E poi vedete i mani, il giallo del cobalto ionizzato, IPM non toccate quel corpo, l'esperto, veleno radioattivo delle spie russe. E poi Roma, università, il piano, ricercatori fuori dopo 5 anni.
Vediamo anche il Mattino di Napoli, il governo diviso che blocca il rilancio. E poi a centro pagina paura e gioia per il Napoli che batte l'Udinese, paura per il portiere Ospina che sviene in campo, ora sta bene per quanto concerne la partita con i friulani, gol e assist, il ritorno di Mertens. Ritorno al gol di Mertens che non segnava da tempo. Vedete Libero, il centrodestra, stupore e rabbia. Berlusconi adesso fa il duro. E poi Crosetto, resto in politica, ecco quel che c'è tra me e la Meloni, mollo il Parlamento, non conta più nulla. Vediamo anche il Sole 24 Ore, pagelle fiscali, debutto al buio per 3,8 milioni di partite IVA. E poi vedete più in basso il bonus casa, ora punta sulla cessione. Siamo alla Stampa di Torino, no grillino a Salvini, la flat tax familiare è un bluff elettorale. E poi Asti Cuneo, il premier in visita all'autostrada incompiuta. Il Tempo di Roma, rottamazione beffa, cartelle riaperte, sentenza della Consulta che punisce le società scorporate da Equitalia, niente proroga. E poi in alto lo sport con la Lazio che batte il Parma per 4-1, un poker biancoceleste, scrive il Tempo, che sa di Europa. E poi vedete scintille Salvini Cavaliere, pure io puntini puntini, questa polemica a distanza tra il Cavaliere e Salvini, il secolo.it, Robin Hood alla rovescia, sui vitalizi Figo e Di Maio hanno ingannato i pensionati italiani, scrive il Secolo, il quotidiano La Verità, i paradisi fiscali di casa nostra, l'Europa nasconde 230 miliardi, altro che protezione del mercato unico, da Malta all'Irlanda fino al Lussemburgo di Juncker, tutti i meccanismi, scrive La Verità, che permettono alle grandi aziende di trattare con i singoli paesi le tasse da pagare, così si sottrae all'erario l'equivalente di intere manovre. Lasciamo dunque il quotidiano La Verità, l'ultimo giornale che abbiamo preso in esame per quanto riguarda l'edicola nazionale. Torniamo al centro, pagina 2, incentivi e tasse. Vedete eco bonus, tutti gli sgravi e le spese da recuperare. Dall'11 marzo sul sito di Enea si può inviare la documentazione per le detrazioni. Gli incentivi vanno dal 50% al 75%, riguardano gli interventi con fine lavori nel 2019. Vediamo poi in basso, fondi contro l'abbandono scolastico, al via il progetto fortemente voluto dal governo e dal ministro dell'istruzione Marco Bussetti. In Abruzzo uno studente su quattro non completa il ciclo di studi. Parliamo di sanità, in due anni 815 nuovi casi di malattie rare, il dato è contenuto nel primo report del registro regionale dell'Agenzia Sanitaria, in testa le patologie polmonari. E parla l'epidemiologo Manzoli che dice abbiamo recuperato un ritardo quasi decennale. E poi microattività alimentare in casa, c'è la guida sul bollettino della regione, il regolamento per chi opera nel settore, si stima che siano nella nostra regione almeno 5.000. Andiamo avanti, siamo alle cronache dalle province, si parte da Pescara, scegli il tuo sindaco, tocca ai cittadini, mentre ovviamente la campagna elettorale sta per entrare nel vivo, sogni e priorità, ecco cosa vogliono i pescaresi. E verso le comunali, Forza Italia resa dei conti per il candidato sindaco proprio all'interno del partito. Questa mattina, primo incontro convocato da Pagano in vista del voto del 26 maggio, si fa strada l'ipotesi del sondaggio per scegliere il nome da proporre alla coalizione. Bus Montesilvano Pescara, scontro sui costi, strada parco, i comitati dei no contestano i nuovi mezzi previsti sull'ex tracciato, progetto dispendioso. Andiamo poi in basso, Villa De Risis, nuovi campi sportivi attrezzati dalla cooperativa Aurora Valori e Sapori che gestisce parco e ristorante. Andiamo alla prossima pagina, parliamo della provincia che mette in vendita la caserma dei Vigili del Fuoco, la sede di Viale Pindaro riprende l'iter avviato dalla precedente amministrazione, il valore stimato è di 5,5 milioni, il presidente Zaffiri punta a una soluzione condivisa con il Comune, l'Università ed il Ministero. Andiamo avanti, i lavori a Pescara, via Regina Elena, 4 mesi di cantieri
e sosta vietata, sarà riqualificato anche il tratto di Corso Umberto fino a Piazza Primo Maggio, chiude il traffico via Caduta del Forte, cambia il percorso degli autobus e intanto in via Firenze verrà rifatta la segnaletica stradale. Andiamo a Popoli, dove è stata riparata la macchinetta elimina code, intervento immediato della ASL, Centro Unico Prenotazioni, dopo la denuncia di una associazione. Proseguiamo, siamo a Letto Manoppello, sindaci e cittadini uniti per l'addio all'ex sindaco Osvaldo Trovarelli, folla commossa. L'ultimo saluto all'ex primo cittadino scomparso a 68 anni, il parroco Dorricci, ha contribuito al bene comune e alla crescita del paese. Montesilvano fa scuola sull'immigrazione, Maragno e l'Istituto Marinelli di via Vitello d'Oro, protagonisti di un convegno a Capestrano. Ci spostiamo nell'area Vestina, a Penne, l'assessore nuova sede del Marconi in merito del comune, replica al segretario del Partito Democratico. Andiamo avanti, siamo alla pagina di Chieti del quotidiano Il Centro. Università, niente numero chiuso, lo studente riammesso ma con riserva. Dopo l'ordinanza del TAR, il rettore Caputi permette il trasferimento da scienze motorie a fisioterapia senza test d'ingresso. Intanto in lutto l'Ateneo D'Annunzio per l'addio alla storica dipendente Silvana. Vediamo poi più in basso, andiamo a Vasto, tribunale al via astensione sit-in, Palazzo di Giustizia a rischio chiusura, oggi l'Assemblea degli Avvocati proprio a difesa del presidio di Vasto. La sentenza, aggressione in famiglia, rompe una costola al padre, condannato, siamo a Chieti, lite per un pollaio, pena di un anno per un trentenne che manda in ospedale il genitore, dovrà dargli anche 5.000 euro. Ad Ortona il Nautico in festa, premia i migliori studenti, iniziative nella giornata del planetario, la presenza del prefetto Barbato. A Lanciano, Palazzo Berenga, gli svedesi valutano l'acquisto dell'importante palazzo storico che si trova in centro a Lanciano. Siamo a Paganica, la tragedia, precipita dalle rocce, muore sul colpo un testimone, vede cadere giù un uomo, denunciata la scomparsa di un allenatore di calcio di 44 anni. Il PM ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Andiamo avanti, terremoto verso il decennale, mancano 19 giorni, ovviamente parliamo del terremoto dell'Aquila, la rivolta per non spostare la De Amicis, marzo 2009 per mantenere la scuola in centro, levata di scudi di insegnanti e genitori, l'edificio ha resistito a tutti i sismi. Dopo il buio il coraggio di ricominciare, il racconto di Alessandra Circi, io sopravvissuta, mamma insegnante, tra memoria e speranze. E poi in basso siamo nella Marsica, sfuma la vendita del villino Cimarosa, Avezzano niente acquisto da parte della Fondazione Carispacche, intanto l'edificio è in stato di abbandono. Andiamo a vedere la prossima pagina che ci porta a Teramo, ricostruzione post sisma, 6 milioni per riaprire il municipio, a breve la giunta comunale darà l'incarico per la progettazione dei lavori per l'adeguamento sismico dello storico edificio. E poi la cronaca, rissa davanti ad un pub, un ferito, il ragazzo è stato colpito al volto dopo una discussione con altri coetanei, sono in corso le indagini. In basso ci spostiamo a Tortoreto, evasione della Tari, arrivano 2.000 solleciti, riguardano l'annualità 2017 quando il commissario fece scattare gli aumenti della tassa. Proseguiamo, siamo a Giulianova, il caso dell'utero in affitto, i genitori contro di noi, tanta ostilità. Dopo il rifiuto del comune di iscrivere il bimbo all'anagrafe, la coppia dice che andrà avanti fino alla Corte europea. Ancora Giulianova, festa dello splendore con Pupo ed il pianista Giuliese Sorgentone, è stato svelato il programma della manifestazione. Andiamo in basso, partiamo da Colonia Spiaggia, campo di calcio affidati i lavori di rimozione dell'amianto e poi Giulianova ancora, tassa di soggiorno per gli eventi, i promotori chiedono di destinare a tale scopo parte degli introiti, la consulta delle associazioni di Giulianova. Andiamo avanti, siamo però già arrivati
alle pagine dello sport. Allora possiamo passare all'inserto Abruzzo del Messaggero. Di sport parleremo tra poco nella seconda parte, per meglio dire, andremo a vedere, come vi dicevo prima, i servizi delle partite giocate ieri, ma ripartiamo dal Messaggero, dalla pagina che riguarda la cronaca di Pescara, la politica in primo piano, le amministrative del prossimo maggio, perché Antonelli potrebbe dare l'addio a Forza Italia. Il capogruppo forzista vive un clima da separato in casa e da tempo starebbe meditando di smarcarsi dal partito. La decisione potrebbe arrivare nella riunione di questa sera dedicata al sondaggio per la scelta del candidato sindaco, e dunque potrebbero esserci clamorosi sviluppi. Staremo a vedere quello che accadrà. E poi si parla più in basso di strade chiuse in centro per cantieri, città d'ostacoli, via Caduta del Forte senza auto e bus, nuova segnaletica su via Firenze, parte il restyling di via Regina Elena. Vediamo poi nella parte bassa della pagina del Messaggero dedicata a Pescara, farmaci a basse dosi per l'Alzheimer, a Montesilvano seminario sulle nuove frontiere delle cure per le malattie degenerative. Lasciamo la pagina che riguarda il capoluogo adriatico, ci spostiamo all'Aquila. Paganica precipita e muore in un burrone, per ore mistero sulla vittima, quasi certamente si tratta di un 45enne di Camarda, ma residente a Paganica, la caduta lungo i sentieri nei pressi del santuario della Madonna d'Appari. E poi vedete di spalla, per il ponte di Belvedere bastano 200.000 euro, il ponte di Belvedere dell'Aquila. L'ingegnere Bruno Martella ribadisce: la struttura è in condizioni ottimali. Parliamo anche della crisi al comune dell'Aquila. Oggi, da oggi, il via alle consultazioni, consultazioni volute dal coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Etel Sigismondi, che aveva anticipato questa iniziativa proprio sabato ai nostri microfoni. E Di Benedetto è furioso contro il Partito Democratico proprio per via delle dichiarazioni di alcuni esponenti proprio sulla crisi a Palazzo di Città, e oggi partiranno queste consultazioni che dovrebbero e potrebbero servire per far tornare sui suoi passi il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Siamo alla pagina di Avezzano Sulmona, partiamo da Avezzano con Tordera Sanità aquilanizzata sul manager della ASL che se ne va, l'analisi pacata del rappresentante Di Leo ed ex segretario della CGL Casale. Articolo 1 parla di miglioramenti, la preferenza per il capoluogo e l'arrivo della destra dove si governa. Andiamo a Scanno, dove ci sono 5 milioni di euro per le opere pubbliche. E poi di servizi, il mistero della lettera che gira per tutta Italia. Vedete poi a centro pagina altre notizie che ci portano in Valle Peligna e poi nuovamente nella Marsica. Partiamo da Sulmona, in centro storico fermi i lavori di riqualificazione. Ancora Sulmona, Dies Natalis di Ovidio, tante iniziative, come ogni anno il 20 marzo il Polo Liceale celebrerà la ricorrenza del poeta sulmonese. E poi Avezzano, riparte il recupero al Castello Orsini. Ancora Avezzano, la banca dei Torlonia acquisita dalla Igea. Lasciamo anche questa pagina, passiamo a Chieti, alla pagina di Chieti del Messaggero. No alle discariche, la protesta dei sindaci approda in regione, assemblea a Furci dopo la grande manifestazione di sabato e la rivolta di un intero territorio, domani tutti a Pescara. E noi ci spostiamo a Chieti, dove sono cominciati i lavori per il tunnel pedonale, pavimentazione in vista della processione. Entro l'estate dovrà essere ripristinato il collegamento in centro con gli ascensori. Siamo ancora a Chieti, scontro Tari per Contrada Casoni, le richieste dei cittadini. E poi andiamo in basso a Lanciano, la squilla. Una scuola chiede il riconoscimento dell'UNESCO. E poi Ortona, Falcone, i bed and breakfast devono restare attività a conduzione familiare. Questa la richiesta. Siamo alla pagina di Teramo del Messaggero, maggiore sorveglianza in centro, c'è l'ipotesi delle ronde di notte. L'assessore Di Bonaventura: non escludo l'impiego di cittadini volontari e autorizzati. E anche sabato sera sono entrati in azione vandali nel parco giochi di Viale Mazzini. Giulianova,
Dal palazzo precipita un cornicione sul corso con l'intervento dei vigili del fuoco di Giuliano, lo vedete anche nelle immagini. E poi tornando a Teramo, la cronaca Coste di Sant'Antonio, botte davanti al pub, ragazzo ferito. Andiamo a vedere poi una notizia che riguarda la Val Vibrata, parte la lotta alla ludopatia, progetto comprensoriale che riguarda proprio Tortoreto e alcuni centri vibratiani. Tornando a Giulianova, pupo e sorgentone alla festa della Madonna dello Splendore. Lasciamo anche l'inserto Abruzzo del Messaggero, possiamo passare prima di fermarci per qualche istante già allo sport per andare a vedere le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport, pazzesca Inter, Spalletti azzecca tutto, la sfida Champion è sua, Inter che batte il Milan 3-2 in trasferta perché padrone di casa ieri sera era la formazione rossonera che ha offerto una prova nel complesso molto deludente. Vediamo proprio da questo specchietto della Gazzetta dello Sport i risultati e la classifica del campionato di Serie A dopo le gare della 28ª giornata con Cagliari-Fiorentina 2-1 giocata venerdì, sabato 3, altri tre anticipi con la vittoria rocambolesca della Sampdoria a Reggio Emilia con il Sassuolo per 5-3, poi Spal Roma 2-1, Torino Bologna 2-3. Ieri le altre gare: Genoa Juventus 2-0, Atalanta Chievo 1-1, Empoli Frosinone 2-1, Lazio Parma 4-1, Napoli Udinese 4-2, come detto Milan Inter 2-3. La classifica: Juventus 75, Napoli 60, Inter 53, Milan 51, Roma 47, Lazio 45 con l'Atalanta, Torino 44, Sampdoria 42, Fiorentina 37, Parma Genoa 33, Sassuolo 32. Cagliari 30, Spal 26, Udinese ed Empoli 25, poi la zona calda con il Bologna 24 che però sta risalendo e poi staccato il Frosinone a 17, ultimo il Chievo Verona a 11 punti. Vediamo la prima pagina del Corriere dello Sport, Riamala, Inter derby a sorpasso, ritrova i tifosi, aspetta Icardi e poi tutto sport, Juve operazione De Ligt perché si parla del gioiello dell'Ajax, che tra l'altro Ajax sarà l'avversario dei bianconeri in Champions League. E poi vedete un urlo a San Siro, Inter, vittoria nerazzurra nel derby. Andiamo a vedere le primissime pagine dello sport del centro, prima di una breve pausa. La prima pagina: Pescara, speranza di nome Bellini, l'attaccante uruguaiano giunto a gennaio sta conquistando spazio dopo aver perso 6 kg. Serie C, Teramo, un altro disastro in casa, playout a 2 punti. Vedete poi le pagine che riguardano la Serie A: Inter notte da leoni, il Milan fa confusione, vincono i nerazzurri per 3-2, poi Napoli Udinese 4-2 con la paura per il portiere Ospina che finisce in ospedale, poi pareggio a Bergamo tra Atalanta e Chievo 1-1, Chievo che non vuole arrendersi ad una classifica molto molto complicata, e poi la sconfitta della Juventus 2-0 a Marassi col Genoa. Juve male senza Ronaldo, Allegri, la Champions pesa perché ovviamente tutti i pensieri sono alla gara con l'Ajax. E poi Lazio, macchina da gol per la Champions, 4-1 con il Parma. E poi l'Empoli risorge, affonda il Frosinone, l'Empoli che ha ritrovato in panchina il tecnico Andreazzoli dopo l'esonero di Iachini, e nello scontro diretto del Castellani di ieri i punti in palio sono stati davvero pesanti. Parliamo di Formula 1, le solite Mercedes, delusione Ferrari, inizia con una doppietta Mercedes il campionato del mondo per la Ferrari, un avvio di stagione a dir poco negativo. E siamo alla pagina del Pescara, dal centro Bellini piccolo gigante per Pillon, grazie ai suoi 196 centimetri e con 6 kg in meno può diventare l'arma in più nel rush finale. Ricordiamo che domenica prossima, nel prossimo weekend, il campionato di Serie B osserverà un turno di riposo e Pescara tornerà in campo domenica 31 marzo alle 21 allo stadio di Via del Mare di Lecce. E a proposito di Lecce, ieri ci sono stati i posticipi con i salentini bloccati per 2-2 all'uscita di Crotone, vittoria larga anche se nel finale del Palermo con il Carpi per 4-1 e pareggio allo stadio Penso di Sant'Elena tra Venezia e Cremonese. Dicevo del Pescara, domani la ripresa degli allenamenti. In Serie B è saltata un'altra panchina, l'ennesima, il Padova
ha esonerato per la seconda volta in stagione Bisoli, che dunque non è più l'allenatore della formazione biancoscudata. Vediamo anche la pagina del Messaggero che riguarda il Pescara. Pescara ha due punte per acciuffare la Serie A. E poi vediamo in basso, buona la prima per l'arbitro Dionisi, l'arbitro aquilano che ha diretto in Serie A. E poi una notizia di pallanuoto, Settebello, la rincorsa si ferma a Salerno, Pescara che è stato sconfitto nella piscina della formazione campana. Possiamo fermarci allora per qualche attimo, poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Eccoci di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6, siamo alla pagina del Messaggero che riguarda il Teramo. Teramo sconfitto in casa dalla Vecomp Virtus Verona, KO in casa, si rimette nei guai il solito copione, la squadra evapora dopo un successo, non basta Infantino, autore del gol sul rigore, Lewandowski molto incerto in porta, disastro generale in quanto a voti per i giocatori del Diavolo, ad eccezione di Infantino e Maurizi, poi al 91esimo ci piace nuotare nelle fogne. Vediamo il centro, Teramo, un altro disastro casalingo, la Virtus Verona segna due volte nei primi 20 minuti, poi regge, inutile il rigore, segnato da Infantino nel finale, annullato un gol per fuori gioco anche all'attaccante teramano. Vediamo che cosa è accaduto nella giornata di ieri, è stata una giornata particolarmente importante in quanto a risultati, con il pareggio tra la Feralpi Salò e la San Benedettese, il 4-0 della Gian Erminio sul Gubbio, Gian Erminio prossimo avversario dei biancorossi, e poi Renate Albino Leffe 0-1, Rimini Ravenna 0-1, Ternana Imolese 0-3, tante le vittorie esterne nella giornata. E poi, tanto per restare in tema, Vicenza Triestina 0-2, Pesaro Sud Tirol 0-1, dunque fattore campo che si è andato a far benedire nella giornata di ieri. E a proposito di fattore campo, il Bonolis nel 2019 è diventato un tabù per i biancorossi, con una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime 5 gare. Vedete poi le dichiarazioni del 91esimo di Maurizi, prova negativa sul piano del carattere. Allora andiamo a vedere il servizio su questa partita realizzato per noi da Ania Cantagalli. Ennesimo KO in casa per il Teramo con la Virtus Verona, che passa 2-1 al Bonolis al termine di una gara davvero opaca da parte dei biancorossi. Teramo in campo con qualche sorpresa rispetto alla formazione attesa. C'è infatti Sparacello al posto di Zecca per far coppia con Infantini davanti, con Spighi che invece vince il ballottaggio con Persia e parte titolare a centrocampo. Tra i pali, dopo l'infortunio di Gomis, torna dal primo minuto Lewandowski. Nella Virtus Verona invece, reduce da 4 risultati utili consecutivi, c'è Ferrara a far coppia con Danti in attacco, supportati da Gerbach. È un primo tempo da film horror per il Teramo, che non mette nulla sul campo del Bonolis per cercare di iniziare bene la partita. La formazione di Maurizi prova a lavorare soprattutto dalle parti di Ventola, ma con scarsi risultati, mentre la Virtus Verona colpisce subito al 12esimo, quando Onescu vede il taglio di Casarotto che beffa la difesa biancorossa immobile e porta avanti il rossoblù. Lo svantaggio non desta il Teramo, che incassa anche il raddoppio. Manfrin fa le prove generali al 18esimo con una conclusione che termina di poco alta. Un minuto più tardi, da una punizione calciata da molto lontano dallo stesso Manfrin, Lewandowski ha una reazione troppo tardiva ed il pallone si insacca per il 2-0 della Vecomp. I biancorossi sembrano fantasmi che fluttuano sul terreno di gioco e che ringraziano al 43esimo la scarsa mira di Danti, servito da Ferrara. Il Teramo dà segni di vita ad inizio ripresa. Proietti ci prova subito, non inquadrando però lo specchio della porta. Lo stesso fa Zecca 3 minuti più tardi, mandando fuori col mancino. Maurizi lancia poi in campo Persia e Sparacello per Fiordaliso e Zecca, passando al 4-2-4. I cambiamenti però non sortiscono gli effetti sperati dal punto di vista delle occasioni create. Bisogna infatti attendere il 28esimo per vedere il Teramo segnare con Infantino, che raccoglie un calcio di punizione calciato da Ventola e parato da Giacomel. Ma il primo assistente segnala la posizione di fuorigioco dell'attaccante biancorosso ed il gol viene annullato tra moltissimi dubbi. La gara poi si riapre nel finale. Sirignano tocca con una mano un pallone calciato da Barbuti. Per il direttore di gara è calcio di rigore che Infantino realizza, riaprendo la contesa però soltanto a livello teorico. Di occasioni vere e proprie infatti il Teramo non riesce a crearle, con Caidi che ha forse l'opportunità migliore nel finale, non trovando però sul secondo palo il pallone in precedenza intercettato da Barbuti. Per il Teramo il secondo KO consecutivo al Bonolis, con i biancorossi che domenica prossima saranno di scena in trasferta contro la Gian Erminio, primo impegno di due consecutivi lontano dalle mura amiche. Non ci sarà Persia, diffidato e ammonito.
E dunque questo è il servizio sulla sconfitta del Teramo in casa con la Virtus Venco Verona. Parliamo di Serie D, apriamo il capitolo relativo al torneo di D, partendo dal derby che si è giocato l'unico abruzzese ieri al Mariani Pavone di Pineto. Non è stato un derby entusiasmante, 0-0 fra Pineto e Notaresco, il pari che fa vedere i playoff ad entrambe le formazioni. A Mauro e Cudini in coro al 91esimo, alla fine un punto giusto. Vediamo anche il centro. Pineto manca la stoccata, Notaresco resta terzo, rimpianti di Cruz, due punti persi. Cruz, attaccante pinetese, ospite ieri sera nei nostri studi in occasione dell'Abruzzo del pallone. A Mauro, la squadra ha dato tutto, Cudini male nel primo tempo, poi l'espulsione ci ha frenati. E allora, spazio alle immagini con il servizio di Roberta Di Sante sul derby giocato ieri. Termina senza vincitori né vinti al Mariani Pavone il derby tutto teramano tra Pineto e Notaresco davanti ad una bella cornice di pubblico. Risultato ad occhiali al termine di una gara che non regala grandissime emozioni e che permette ai rossoblù di Cudini, rimasti anche in 10 nel corso della ripresa, di consolidare il terzo posto, mentre i biancazzurri di Amaulo inanellano il settimo risultato utile consecutivo, restando in lizza per i play-off. Moduli a specchio per i due tecnici che scelgono entrambi il 4-3-3. Amaulo con Pomante squalificato, sceglie Orlando Pepe coppia centrale in difesa, Marianeschi detta i tempi il centrocampo, in avanti Cruz e riferimento centrale con Tomassini e Massa ad agire sulle fasce. In panchina si rivedono dopo i rispettivi infortuni Stefano Amadio e Marco Ciarcelluti, pronti ad entrare in corso d'opera. Cudini, senza gli squalificati Dalmazzi e Fabriani, si affida a Salvatori e Colonna coppia centrale, inserisce Marcelli davanti alla difesa, mentre in avanti Moretti è supportato da Minella e dal classe 2000 Cancelli. Primo tempo appannaggio dei locali che tengono meglio il campo, il Notaresco più accorto si affida alle ripartenze. Primavera emozione al 25esimo, bella triangolazione Marianeschi-Tomassini con l'attaccante che si invola verso la porta. Salvatori intuisce e va in chiusura, poi la sfera arriva a Esposito per la conclusione ribattuta dalla difesa. Il Pineto chiude il Notaresco nella propria metà campo, doppia occasione per Cruz in 4 minuti al 31esimo, il brasiliano da posizione defilata spedisce al lato. Al 34esimo invece il colpo di testa ravvicinato è preda di Monti che chiude bene sul primo palo. Un minuto più tardi ci prova anche Marianeschi, ma la conclusione è centrale. Nei minuti finali del primo tempo si vede il Notaresco che prova a prendere le misure, ad affacciarsi dalle parti di Amadio. Al 39esimo Minella dalla destra chiama all'intervento l'estremo biancazzurro. Diverso poi l'approccio del rossoblù al rientro dagli spogliatoi, neppure un giro di lancette e Candellori impegna Amadio, costretto ad alzare oltre la traversa. Passa un minuto e Cancelli dal limite costringe l'esperto portiere biancazzurro ad allungarsi e deviare con la punta delle dita. Avvio bruciante del Notaresco nella ripresa che al terzo va alla conclusione anche con l'ex Sieno, ma Amadio respinge con i pugni. Al 20esimo l'episodio che cambia gli equilibri del match, un ingenuo Minella già ammonito nel corso della prima frazione non rispetta la distanza su un innocuo calcio di punizione e rimedia il secondo giallo di giornata lasciando i suoi in 10. Il Notaresco rischia in un paio di occasioni al 23esimo sulla punizione di Marianeschi. Orlando è in agguato ma Monti non si fa sorprendere. Al 26esimo occasionissima per il neo entrato Festa che gira in area ma non riesce ad angolare favorendo l'intervento dell'estremo notareschino. Ultimo sussulto del match al 39esimo, ripartenza del Pineto con Monti che esce dai pali, provvidenziale è l'intervento in chiusura di Salvatori che anticipa Tomassini a porta sguarnita. Non accadrà più nulla fino al triplice fischio che decreta 1-0-0 che lascia un po' di rammarico al Pineto per non essere riuscito a sfruttare meglio la superiorità numerica nella ripresa. Un buon punto per il Notaresco che non prende gol da 3 partite e conferma la terza piazza nel prossimo turno. Ancora 2 sfide importanti, i rossoblù dovranno vedersela contro la San Giustese, il Pineto invece sarà impegnato al Manuzzi contro la capolista Cesena. Vastese, altro disastro, Papagna, Amaro debutto, è andata male per il neotecnico della formazione aragonese. Ieri a Campobasso Vastese è battuta per 3-0 con la squadra di casa che tra l'altro ha fallito anche un calcio di rigore, per meglio dire è stato Patania, portiere abruzzese, a parare il tiro dagli 11 metri, ma davvero una giornata storta per la Vastese. Vedete anche il centro, Campobasso cala il triplo
Cris, la Vastese sprofonda. Papagni, dopo lo svantaggio, ha detto il tecnico vastese, si è spenta la luce e si complica il cammino salvezza della formazione del presidente Bolami, che tra l'altro sarà attesa domenica prossima dalla seconda trasferta consecutiva in casa del Monte Giorgio. Ma andiamo a vedere che cosa è successo nel match di ieri giocato al Nuovo Romagnoli, il servizio di Gianni Bruno. Il campo basso liquida la Vastese senza troppi problemi, 3-0 il finale, e dà una risposta di forza rispetto alla recente crisi di risultati e alla penalità di meno 1 inflitta venerdì scorso. Di fronte a un avversario affidato a Papanni, che dura 20 minuti salvo poi sparire dal terreno di gioco, si gioca di fronte a circa 450 spettatori in una giornata primaverile. La nota stonata di casa, il quarto calcio di rigore fallito su 7 assegnati al campo basso, stavolta è toccato a Cogliati. Succede poco nella parte iniziale, al 17° è Fiore a liberare la corsa verso la porta di Palumbo, che da defilato conclude fuori. Ancora gli abruzzesi al 22° con De Meio, che decide di fare tutto da solo, compreso un tiro che termina di poco alto sulla traversa. Campobasso avanti alla prima vera sortita offensiva. Al 25° tutto nasce da una punizione calciata da Giacobbe, che si infrange contro la barriera. Il tiro di Lobello diventa un comodo assist girato in rete dall'italo-albanese Islamai, che realizza una bella marcatura, quella che sblocca lo 0-0 di Selvapiana. Nel giro di soli 10 minuti la squadra di Bagatti è brava ad annichilire la Vastese. 35° bis servito con Giacobbe, che da 16 metri riesce a freddare Patania, che rimane di sale. Giacobbe torna al gol dopo più di un mese di astinenza, non segnava infatti dal derby contro l'Isernia. La Vastese cerca di reagire rispetto al doppio colpo incassato. Al 39° è Fiore a scoccare un tiro che, secondo l'arbitro Magri, intercetta di braccio al limite dell'area. Il difensore di casa protesta platealmente, facendo notare dove la palla gli è effettivamente sbattuta. La punizione viene calciata da Fiore e forse sporcata da un gomito troppo alto di Cogliati in barriera, ma si può giocare per il direttore di gara. Il primo tempo si chiude con il rossoblù meritatamente avanti per 2-0 grazie ad un'ottima prestazione di fronte a una Vastese che a Selvapiana ha dimostrato tutti i suoi limiti anche realizzativi. Con le immagini nella ripresa, al primo Bagatti fa entrare Antonelli al posto di Islamai, che si fa male in area di rigore dopo uno scontro di gioco. Al 7° da calcio d'angolo di Danucci in area c'è una spinta troppo affettuosa di Russo ai danni di Magri per la signora bolognese Pirriatore. Calcio di rigore dal dischetto Cogliati, prima si lascia ipnotizzare da Patania, sulla respinta poi è Di Giacomo ad anticipare in corner sempre Cogliati. Papanni dà al via la girandola dei cambi, fuori Russo e Palumbo, dentro Iarocci e Cicerello, tutto questo dal 13°. Al 20° Cogliati vuole rifarsi, conclusione forte ma centrale, respinge il portiere ospite, poi carambola di Del Duca proprio su Cogliati per Pirriatore. Si può proseguire, si leva qualche protesta da parte della punta di Bagatti. Il tecnico di casa fa entrare dal 25° Musetti al posto di Alessandro, dall'altra parte fuori Fiore, dentro Stivaletta. Gli abruzzesi non riescono a dare pensieri a Sposito, mentre i rossoblù trovano il tris al 31°. Da corner stacca Marchetti, che realizza palla alle spalle di Patania, mentre protestano gli ospiti che chiedono una spinta dell'autore del gol ai danni di Del Duca al dato di colpire la sfera. Il campo basso archivia la gara e il tecnico ne approfitta anche per far entrare Ranelli e Leto in luogo rispettivamente di Danucci e Giacobbe. La Vastese prova a dare segnali di vita al 35°, tiro a giro di Capellupo respinto da Sposito. La palla raggiunge a Palestini, che conclude sulla traiettoria. C'è Sciba che sfiora, il portiere di casa respinge, è in seconda battuta e poi bravo a neutralizzare sempre un tentativo di Sciba. Cogliati prova a mettere una pezza rispetto al penalty sbagliato. 42° diagonale che incoccia il palo, sfortunato qui l'attaccante di casa. Segnalati 4 minuti di recupero, al primo dei quali ci prova l'ex di turno del Duca, ma Sposito fa buona guardia, finisce con la festa fra pubblico e squadra e con l'auspicio che il Campobasso da qui alle prossime 7 settimane possa rendersi protagonista di un ottimo finale di stagione. E non è andata meglio all'Avezzano, battuto a Forlì per 3-2, Avezzano beffato, il Forlì reagisce, vince in rimonta. Vediamo anche il titolo del quotidiano Il Messaggero, eccolo qui, finisce con un 3-2 in terra emiliana. Samba aveva sbloccato il risultato, ma poi c'è stato il ritorno della formazione romagnola. Vediamo anche sul quotidiano Il Centro come si commenta la sconfitta
sconfitta dell'Avezzano, ecco qui il titolo, l'Avezzano si illude, poi scivola a Forlì, salvezza più lontana. Allora andiamo a vedere quello che è accaduto ieri in terra romagnola nel prossimo servizio. Lotta fino all'ultimo minuto, ma alza bandiera bianca all'Avezzano che esce sconfitto 3-2 dallo scontro diretto del Morgagni. Torna la vittoria il Forlì a distanza di 2 mesi esatti, l'ultimo successo a metà gennaio sul campo del Pineto. Una partita che sta di occasione sciupata per i marsicani, trovatisi in vantaggio in apertura ma incapaci di costruire sul gol di Samb il resto della partita. Alla fine a fare la differenza è stata la voglia di un Forlì che era quasi all'ultima spiaggia. Con la vittoria rispetto alla gara vinta col Sant'Arcangelo conferma Grazioso e lancia dal primo minuto di Renzo e Samb per Dosa e Bruni. Campedelli invece lascia in panchina Ambrosini e Del Sante. Come detto, pronti via e l'Avezzano va in vantaggio. Secondo minuto, Possenti schierato nella difesa 3 forlivese si fa sorprendere da Fallu Samb che prende poi d'infilata Brunetti e insacca il pallone dello 0-1. Terza rete in campionato per l'attaccante senegalese. Purtroppo per i biancoverdi la reazione dei padroni di casa non si fa attendere. Dopo un paio di tentativi di Benedetto al 14esimo il Forlì pareggia. Proprio Possenti lancia un Di Benedetto attivissimo sulla corsia di destra. Cross perfetto per l'incornata vincente di Graziani, 1-1 con un centro di testa di uno dei più piccoli in campo. Il centravanti biancorosso peraltro è scatenato e già dopo 2 minuti va vicino al raddoppio, ma la palla finisce di poco sopra la traversa. Avezzano in sofferenza contro un Forlì che continua a spingere e che a metà tempo trova il gol del sorpasso. Al 23esimo su angolo battuto da Mazzotti, Cortesi salta più in alto di tutti e batte Sinato. Forlì 2, Avezzano 1. È il momento decisivo del match perché i marsicani continuano a sbandare e concedono in maniera inopinata il terzo gol alla squadra di Campedelli. Una rimessa laterale all'apparenza innocua arriva in realtà dalle parti di Graziani che sfrutta il regalo della difesa bianco-verde e con una rovesciata dalla corta distanza brucia Sinato. Solo un infortunio, un risentimento muscolare, pone fine alla gran prima parte di gara di Graziani che al 33esimo viene avvicendato da Ambrosini. L'Avezzano rientra negli spogliatoi frastornato, ma ha ancora la forza di colpire a freddo gli avversari a inizio di frazione. Leo Grazioso al terzo minuto mette in mostra le sue qualità balistiche e dai 25 metri sorprende Mordenti e riapre la partita 3-2. Un minuto dopo Ambrosini conclude da posizione defilata, Sinato c'è. L'Avezzano ci prova di nuovo dalla lunga distanza, sempre con Grazioso che tenta di nuovo con il suo sinistro, ma non inquadra il bersaglio grosso al 12esimo. Al quarto d'ora è il turno di De Rocis, ma nulla da fare. Colavitto cerca forze fresche per entrare meglio tra le maglie del Forlì, dentro Dosa, Bruni e Conti per Di Renzo, Samba e De Rocis, ma l'Avezzano fa fatica ad avvicinarsi dalle parti di Mordenti. Anzi è Sinato ad evitare il poker forlivese, in particolare alla mezz'ora sul tiro di Cascione. Inutile il forcing finale, l'Avezzano non riesce a rimontare e soccombe. Da domenica la corsa salvezza riprenderà quando al De Marzi arriverà una Jesina quasi salva, ma non per questo avversario comodo. Gara da non fallire. E al Valeanzuca il Francavilla ha bloccato, ha frenato sullo 0-0 la vice capolista Matelica. Francavilla frena, vedete il Matelica, buon punto dei giallorossi che ancora una volta bloccano la vice capolista. Vediamo anche il centro, pari del Francavilla, i playoff restano ad un punto, i giallorossi rallentano, i marchigiani che erano reduci da 2 mesi di vittorie consecutive, gara combattuta, equilibrata al Valeanzuca. Allora possiamo andare a vedere il servizio su questo pareggio tra i giallorossi e la formazione di mister Tiozzo. Giusta divisione della posta senza reti tra Francavilla e Matelica che si sono affrontate a viso aperto in 90 minuti combattuti e che hanno visto di fronte due formazioni che ci hanno provato fino al 90esimo in una gara che non ha sicuramente annoiato il pubblico presente sugli spalti. Senza Samuel Di Renzo squalificato e con Bedini in panchina, il tecnico Paolo Rachini schiera la sua squadra con il 4-2-3-1. I marchigiani di Luca Tiozzo, reduci da 8 vittorie di fila, si presentano con un tradizionale 4-4-2. Sole e temperatura primaverile al Valeanzuca, dove si gioca di fronte a 500 spettatori. Prima emozione all'ottavo con il cross di Visconti ed il colpo di testa alto di Florian. Gara equilibrata sin dalle prime battute con le due formazioni che mostrano di temersi. Al 24esimo gli ospiti sono ancora più pericolosi rispetto alla precedente azione, ma sulla conclusione al volo di Losicco Natale dice no, rifugiandosi in calcio d'angolo. Al 28esimo c'è una punizione dai 20 metri di Palumbo per il Francavilla che fa gridare al gol i tifosi giallorossi con la palla che sfiora di pochissimo l'incrocio. La squadra
squadra di Paolo Racchini fa molto pressing sul Matelica, che si rivede al 37esimo con Angelilli che in area si gira e conclude al lato. Ancora Matelica al 39esimo con Losicco che su punizione chiama Natale alla parata centrale. Losicco sempre protagonista su calcio da fermo anche al 42esimo con la sfera calciata al lato. Nella ripresa Francavilla in campo con Alessandro Di Renzo al posto di Caffiero infortunato. Al secondo lampo abruzzese con Palumbo che al volo in area manca il bersaglio grosso. Sul capovolgimento di fronte palla Margarita che mira all'angolino con il portiere del Francavilla che dice no. La gara resta aperta con la formazione marchigiana che si rivede pericolosamente al 23esimo con Margarita che in area francavillese calcia sull'esterno della rete. Ancora Matelica e ancora Margarita un minuto dopo con Vittorio Natale che salva la porta giallorossa. Alla mezz'ora opportunità ghiotta per il Francavilla che capita sui piedi di Andrea Mancini che dai 25 metri va a sfiorare il montante della porta di Avella. Al 33esimo la formazione abruzzese chiede un rigore quando forse Benedetti tocca con la mano sul tiro di Dos Santos con Cavaliere Di Paola che assegna però solo il corner. Al 40esimo Bittaglie cade in area locale dopo un contatto con Gallo e con il direttore di gara calabrese che lascia proseguire con ampi gesti. Si arriva così nel finale con i marchigiani un po' a corto di fiato e con la squadra di Paolo Racchini tutta protesa in avanti alla ricerca del disperato vantaggio che però non arriva, con uno 0-0 che non è certo da buttare per la formazione giallorossa contro la seconda della classe. Trasferta marchigiana amara per il Giulianova che nel finale perde sul campo della Jesina 1-0 il finale. Torna la paura perché ora il vantaggio dalla zona playout è di soli 3 punti. Allora andiamo a vedere quello che è successo al Pacifico Carotti di Esi tra Jesina e Giulianova. La Jesina conquista una vittoria importantissima ai fini della corsa salvezza e lo fa con un gol negli ultimi minuti di Cruz che legittima una ripresa sopra le righe. Il Giulianova deve fare mea culpa per non aver portato a casa un risultato positivo, ampiamente la portata. Dopo la prima fase di studio sono i padroni di casa a vedersi al 10° con Iabre con un tiro dal limite che finisce fuori. Al 12° del grosso passa per Torelli che in diagonale mette alto. Al 14° conclusione di Ricci per la Jesina da posizione centrale. Pagliarini blocca in due tempi. Al 28esimo conclusione di Paolo con Anconetani che respinge di pugno. Al 36esimo Villanova entra in area dalla destra, cross in mezzo verso Fracassini che conclude. Pagliarini compie un grande intervento, poi l'arbitro fischia un fallo sul portiere. Al 41esimo Ricci apre verso il secondo Paolo, del grosso difetta nel disimpegno e la conclusione di Nonni viene parata da Pagliarini a terra. Al 43esimo posizione di Napolano, cross in mezzo, respinta la palla dalla difesa, parte in contropiede Camerun che si fa a metà campo, entrato in area viene però stoppato dalla difesa giuliese, poi cade a terra e viene ammonito per simulazione. Nella ripresa al 12esimo lancio di Cameruccio verso Cameruccio che supera in velocità i difensori e arriva davanti a Pagliarini che gli dice no sbarrandogli la strada. Al 15esimo è entrato Barbetta, salta due uomini in dribbling ma il tiro è sballato. Al 18esimo ancora Cameruccio con questa palla al limite e tira a giro col pallone che finisce di poco alto. Al 21esimo è ancora Barbetta con Pagliarini che para in due tempi. Al 37esimo grande conclusione di Cruz che finisce vicinissimo al palo lungo. Un minuto dopo punizione a tre quarti di Villanova con Pagliarini che para in due tempi. Al 40esimo si vede il Giulianova con la conclusione di Torelli centrale. Al 42esimo l'episodio che decide il match. Pagliarini difetta nel tiro, arriva Cruz che intercetta il pallone e mette la palla sotto la traversa. È apoteosi Jesina che finisce sotto la curva dei tifosi in tripudio, mentre il Giulianova deve rammaricarsi per un secondo tempo giocato sotto ritmo. E questo è il servizio sulla sconfitta del Giulianova. Parliamo ora del campionato regionale di eccellenza con il Chieti che mette a segno il Poche per la D, passa per 4-2 a San Giovanni Teatino con il Sambuceto e ora i neroverdi sono a più 6 sulla Torrese a 4 gare dalla fine. Ma intanto ci sono frizioni societarie, via il direttore generale Pollio. Vediamo le altre partite: Acque Sapone Spoltore 3-0, Alba Adriatica Capistrello 0-1, Amiternina Miglianico 0-2. E poi il colpo grosso dei nerostellati che passano per 2-0 a Penne, la salvezza è più vicina, Torrese Pontevomano 1-0 e poi ancora Cupello
Renato Curi Angolana 0-2, Delfino Flacco Porto Pescara Nereto 1-0, Paterno batte il Martinsicuro per 3-1. Vediamo il girone B di promozione con il Lanciano spietato che vede l'Eccellenza ed il primato di gol, Lanciano che batte il Fossa Cesia con il risultato di 4-0. Vediamo anche le altre gare con i relativi risultati: River Chieti 65, Bagicalupo Vasto 0-2, Casolana Piazzano 1-3, Ovidiana Fate Rangelini 0-1, Bucchianico Casal Bordino 1-1, Sant'Anna Passo Cordone 1-1, Scafa San Salvo 2-1, Val di Sangro Raiano 2-0, Villa 2015 Ortona 2-1. Vediamo il girone A dove Langizia Luco vola a più 10 e vede il traguardo finale della promozione ad un passo grazie al 3-0 sulla nuova Sant'Egidiese. Le altre gare: Morrodoro Castelnuovo 2-1, Mutignano Fontanelle 0-1, Real Atria torna in parte 1-1, Rosetana Borgo Santa Maria 1-0, Sportland Celano Montorio 0-3, Pucetta Piano della Lente 2-1, San Gregorio Sant'Omero 2-0, Tossicia Mosciano 1-0. Lasciamo definitivamente il calcio per parlare di pallacanestro con il Roseto che era stato battuto a Ravenna nell'anticipo. Roseto che ora punta forte sul fattore campo. Giocherà infatti in casa 3 delle ultime 5 partite, il Play Rodriguez al Palamaggetti. Dobbiamo vincerle tutte, ha detto Rodriguez. Basket in carrozzina, l'Amicacci cade sul parquet del Cantù. Vediamo quello che è accaduto in Serie B con la vittoria dell'Amatori Pescara nel derby con Campli per 95-59, il successo esterno del Chieti 85-58 sul campo del Catanzaro. Giulianova vedete in alto, pensa invece all'anticipo di sabato, da valutare le condizioni di Gobbato e Angelucci. Nell'altra gara del torneo nazionale di Serie B, vittoria al photo finish di Teramo con Nardò per 62-59, è stato la gioia decisivo nel firmare il successo degli aprutini che hanno riscattato il KO nel derby con il Giulianova. Serie C Gold con la vittoria di Lanciano Osimo per 93-82 e il successo della Magic Chieti sulla San Benedettese per 91-76. In Serie D la Robur vince e torna in vetta. Vediamo anche quello che è successo nel basket Serie C Silver con la Torre Spessa che fa il colpaccio e torna a vincere a Vasto. Questo è il risultato di rilievo della giornata. Podismo con l'abruzzese Adugna che si inchina a Maranawi a Martinsicuro, 390 atleti, è la prima gara del calendario Corrimaster Fidal. Tutta marchigiana la classifica femminile dominata dall'ex azzurra Mancini. E ad Alberico di Cecco va invece la mezza maratona di Montesilvano, l'ex azzurro precede Pavone Paradisi, la teatina Spadaccini prima delle donne. Chiudiamo, siamo davvero in chiusura, due notizie prima di volley e poi di rugby. Nel volley di Serie 2 maschile, girone blu, dura un set la Sie Cortona battuta per 3-1 sul campo del Castellana Grotte, ora quarto posto più lontano. In Serie B il Pineto torna al successo, bene anche l'Altino. In Serie B 1 donne, in Serie B2 la Coged in vetta dopo l'ultimo successo, Orsogna ad un passo. E chiudiamo con il rugby perché l'Aquila prepara la volata salvezza. Rugby di Serie A domenica prossima, primo scontro con la diretta concorrente Pesaro. In Serie B Paganica senza l'assillo del risultato, Avezzano cerca punti, tranquillità. Siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi. Io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia, ringrazio voi per averci seguito, vi rinnovo la appuntamento come sempre alle 14 con la prima edizione del nostro telegiornale, questa sera alle 21 in diretta dai nostri studi, replay come sempre condotto da Enrico Rocchi per parlare del Pescara. È davvero tutto, buona giornata.